quella volta cosa le dissero? Mi dietro dei, mi dettarono, mi dissero: intanto ti abbiamo aspettato, figliolo. Io ero in un ammasso di umido perché sudavo terribilmente dall'emozione. Ti abbiamo aspettato, figliolo, e mi hanno dettato dei messaggi da comunicare ai capi di Stato, cosa che poi io dopo feci, sull'esperimento nucleare nell'atmosfera e sulla superficie terrestre. E un messaggio molto preciso, molto serio e molto responsabile. Il contenuto? Il contenuto invitava i capi dei governi e gli scienziati principalmente a smetterla con questi esperimenti nucleari, perché avrebbe provocato una distonia chiamata ABAR, quindi l'attacco dei neuroni del cervello, portando l'uomo alla bestialità e alla violenza. Quei meravigliosi esseri celesti gli comunicano il primo messaggio che Eugenio invia a tutti i capi di Stato. Scienziati, uomini di governo, nostro malgrado, dobbiamo ancora necessariamente avvertirvi che qualora continuerete ad attuare i pazzeschi disegni che vi siete prefissi con gli esperimenti nucleari, nulla si potrà fare per evitare che questo vostro mondo subisca un pesante colpo di natura disastrosa e mortale. Se volete che questo vostro pianeta non abbia a diventare il dolente bagno penale del tempo remoto, dovete nel modo più deciso smettere per sempre questi vostri ingiustificabili, folli e letali esperimenti nucleari. Se noi ci siamo preposti di vegliare sul vostro destino, è perché abbiamo nutrito e nutriamo grande fiducia sul vostro avvenire. Invece, così facendo e operando, ponete gravi impedimenti alle nostre intenzioni costruttive. Siate certi che se troverete la forza ed il coraggio di costituire una salda unione tra tutti i popoli della Terra e di realizzare la completa distruzione di tutte le armi distruttive che ancora oggi più che mai vi rendono orgogliosamente cattivi e morbosamente aggressivi, ci sentiremo autorizzati, per l'amore che ci lega a voi sin dalle origini di questo sistema solare, ad avvicinarci senza alcuna riserva per concedervi quelle conoscenze e quella migliore scienza che provocherebbero per tutta l'umanità una vita serena, ricca di felicità, di vera libertà e di infinita prosperità. Così, facendo e operando, provocate in noi, oltre a enormi difficoltà, grande delusione e amarezza. Potreste essere veramente liberi e, come noi, padroni dell'universo e della sua eterna bellezza. Potreste essere liberi di giubilare, amando senza soffrire e vivendo senza penare. Potreste infine rivolgere i vostri occhi pieni di speranza e di amore, di beata serenità e di dolcezza spirituale, all'immagine vivente di colui che è sempre il creatore eterno del tutto. Perché rinunciare a tanta pace e a tanta felicità? Perché volete ad ogni costo autodistruggervi così terribilmente, negando in un baleno la vostra storica fatica evolutiva? Questo messaggio, che abbiamo dettato con grande amore ma con altrettanta preoccupazione, è uno degli inviti più sentiti, data la gravità degli atti che vi proponete di attuare. Noi abbiamo fatto molto e continueremo a fare il possibile per arginare il peggio. Qualora voi, governanti e uomini di scienza, sceglierete il peggio, a noi rimarrebbe il solo compito di portare all'esterno dell'irrimediabile disastro solo coloro che ci hanno conosciuto e compreso e che hanno amato il prossimo come noi lo amiamo. Invece di ringraziarci per i nostri sforzi, fingete di ignorarci e calpestate i nostri insegnamenti fin dall'epoca di Mosè. Noi avremmo tutte le ragioni per considerarvi dei nemici. La vostra impietà, le vostre bestemmie, i vostri crimini contro la vita santa sarebbero sufficienti a giustificare una tale inimicizia verso di voi. Ma noi abbiamo abolito da molto tempo il vuoto di un tale ragionamento. E veniamo con umiltà
per esortarvi ad avere un maggior senso religioso per tutto ciò che vi circonda. Appartenga esso al regno minerale, vegetale o animale o umano. Noi non uccidiamo. L'omicida e il suicida nella nostra confederazione non esistono. Le nostre leggi non permettono a nessuno di uccidere o di uccidersi. Nessuno ha il diritto di usare violenza mortale contro chi che sia. Conosciamo benissimo la legge insopprimibile di causa-effetto e siamo coscienti che essa è giustizia eterna di Dio su tutto ciò che vive e si evolve per essere sempre in ordine e in equilibrio con il suo continuo divenire. Noi adoriamo la vita. La vita è il sublime dono della suprema intelligenza creativa. È il più grande atto d'amore di Dio. La vita ha per noi uno scopo altamente divino, uno scopo preciso e determinante, uno scopo coerente con i disegni della immutabile legge del flusso e del riflusso del cosmo. Noi non facciamo la guerra perché ci fa orrore, perché produce morte, dolore, distruzione. Non facciamo la guerra perché è un'aberrazione mentale bestiale, perché è un atto assurdo, inconcepibile, per una coscienza che ha concepito la luce della verità e dell'amore più grande di tutti gli amori. La nostra confederazione è un esercito, ma non di guerra, di pace, di giustizia e di verità. La pace è per noi il simbolo supremo del bene universale. Senza pace non sapremmo vivere. La pace per noi è indispensabile. Abbiamo potentissimi mezzi solo per difenderci, ma mai per offendere. La nostra superiore scienza ci permette di essere quasi invulnerabili. Il nostro desiderio più ambito è quello di portare aiuto là dove occorre. Siamo portatori di luce là dove regnano le tenebre. Noi vogliamo solo amare, amare, amare. Il nostro esercito è armato di amore, capite? La nostra scienza è interessata solo ai valori positivi. I nostri scienziati non si dedicano alla costruzione di ordigni nucleari. Conoscono energie molto più potenti di quelle che voi terrestri conoscete, ma le usano solo per edificare le comodità per tutti e principalmente per impedire la degenerazione delle forze naturali. Il dolore non lo conosciamo perché evitiamo le forze negative che lo procurano. Il dolore è frutto dell'ignoranza. Noi non abbiamo motivo di piangere e di dispiacerci. Siamo felici e liberi di esserlo, anche quando siamo costretti a subire la sofferenza che ci concede di amare chi odia e respinge l'amore. E che sono ritornati. In quanto hanno visitato la Terra già da remoto tempo, e hanno cercato in tutti i modi di aiutare l'umanità all'evoluzione. Ma poiché, come lei saprà, la scienza atomica minaccia non soltanto il pianeta Terra, ma anche l'equilibrio già precario del sistema solare. E allora sono ritornati per vedere come stanno le cose. I messaggi di Eugenio propongono incredibili verità, rivelazioni scientifiche e profondi insegnamenti morali e spirituali. Gli esseri extraterrestri sottolineano la gravità del pericoloso utilizzo dell'energia nucleare e suggeriscono agli scienziati terrestri di dirigere i loro sforzi e le loro ricerche verso energie pulite, come quella solare, e ogni risorsa naturale che non metta in pericolo l'equilibrio del pianeta. A questo proposito, Eugenio insegnò inoltre che il pianeta Terra è un essere vivo, che come ogni cosa vivente agisce e reagisce agli eventi circostanti,
Pertanto, gli ordigni nucleari fatti esplodere nel sottosuolo e tutti i tipi di inquinamenti con cui contaminiamo aria, terra e acqua sono cause che determineranno effetti deleteri. I terremoti, le inondazioni, gli sconvolgimenti climatici, gli uragani, non sono altro che la risultante dei gravi disequilibri dovuti alla mancanza totale di responsabilità nei confronti dell'ambiente e delle generazioni future. Hanno trovato nel mare del nord della Russia, hanno trovato 170.000 bidoni di scorie radioattive.